Buonasera, scusate il preavviso così risicato, ma i giornalisti stanno sempre sul pezzo, per cui sono tranquillamente in condizione di essere sempre operativi H24. Si è tenuto il Consiglio dei Ministri, il primo al quale ha partecipato il Ministro Carlo Calenda, che quindi con grande gioia è qui alla mia sinistra, e nel quale ha svolto le funzioni di verbalizzatrice il ministro Boschi, nella sua veste di ministro più giovane del governo, perché il sottosegretario De Vincenti non ha partecipato al Consiglio dei Ministri. Ed è questo una delle prime cose che volevo dirvi. Il sottosegretario De Vincenti quest'oggi, intorno alle 12, ha ricevuto una comunicazione molto cortese da parte della polizia, che ringrazio, per essere interrogato, o meglio per essere sentito più correttamente, come persona informata dei fatti dai giudici di Potenza, dico bene, quindi, e casualmente era proprio alle 17:30 di oggi, giorno in cui, come sapete, era previsto il Consiglio dei Ministri. Noi crediamo molto al principio di leale cooperazione tra poteri dello Stato e di conseguenza, pur essendoci tecnicamente le condizioni di richiesta del legittimo impedimento, perché casualmente era proprio alla stessa ora in cui il sottosegretario avrebbe dovuto verbalizzare il Consiglio dei Ministri, che è una delle attività precipue del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, abbiamo scelto di dare un messaggio di tranquillità e di leale cooperazione, invitando il sottosegretario a non partecipare al Consiglio dei Ministri e di andare a rispondere alle domande dei procuratori di Potenza. Questo ci auguriamo aiuti tutti i magistrati a sentire il massimo di leale cooperazione da parte del Governo e segnatamente i magistrati di Potenza a poter in questo caso andare finalmente a sentenza e non avere problemi con le prescrizioni. Noi siamo sempre in prima fila per poter chiedere ai membri del Governo di collaborare e addirittura di essere interrogati anche in presenza di importanti appuntamenti istituzionali. Dunque, ci tenevo a dirvi che la presenza del Ministro Boschi, che poi potrà illustrare l'ordine del giorno ove necessario e le varie deliberazioni approvate, è in sostituzione sostanzialmente nella veste di verbalizzatrice ed è anche un segnale di grande serietà da parte di questo Governo che, a fronte di un comportamento in passato profondamente diverso, in cui addirittura si fissavano le riunioni dei Consigli dei Ministri viste quando c'erano le udienze, in questo caso il Consiglio dei Ministri era già fissato in anticipo, ma nel momento in cui abbiamo ricevuto, o meglio, il sottosegretario ha ricevuto questa richiesta, ci siamo fatti in quattro per poter rispondere a questa tempestiva convocazione da parte dei giudici di Potenza. Naturalmente il sottosegretario De Vincenti ha partecipato al giuramento che era previsto per le 17 del ministro Calenda, lo avete visto nelle immagini che il Quirinale, o forse c'eravate anche voi, che il Quirinale ha diffuso, o comunque chi di voi ha partecipato ha visto queste immagini. Vi è un secondo punto che vorrei introdurre io, prima di lasciare al ministro Boschi e al ministro Calenda il compito di, da un lato, darvi eventualmente dei dati sia sull'attuazione del programma, sia sugli ordini del giorno, l'ordine del giorno del Consiglio e le deliberazioni approvate. Ci tengo molto a dire che su proposta del Ministro degli Esteri, Paolo Gentiloni, abbiamo provveduto a nominare ambasciatore capo della rappresentanza permanente italiana a Bruxelles e quindi prendere il posto del Ministro Calenda l'ambasciatore Maurizio Massari, ambasciatore di grado, già ambasciatore al Cairo, tuttora ambasciatore al Cairo, nostro rappresentante al Cairo. L'ambasciatore Massari gode della totale fiducia e della stima del Consiglio dei Ministri e quindi abbiamo pensato di accogliere la proposta che il Ministro Gentiloni ci ha formulato e allo stesso tempo, per evitare che la sede del Cairo rimanga anche simbolicamente senza ambasciatore, considerando la situazione particolare, anche se oggi registriamo
come importanti le dichiarazioni degli inquirenti di Roma, che godono della nostra totale stima, il procuratore capo Pignatone, a cui siamo molto a cui siamo totalmente affidati nelle indagini, come giusto, doveroso e legittimo che sia, nelle indagini della vicenda Giulio Regeni. Bene, per evitare che vi sia anche un solo giorno di mancanza di ambasciatore, abbiamo individuato nell'ambasciatore di grado Giampaolo Cantini, attuale capo della cooperazione e grande esperto di Nord Africa, il nuovo ambasciatore italiano in Egitto. Quindi questa doppia notizia, la presenza di Boschi nella sua veste di verbalizzante e la nomina di Massari al posto di Calenda e di Cantini al posto di Massari, penso che fossero due argomenti per poter insieme a voi condividere questo momento. Credo poi che dopo l'intervento, se ci saranno le domande per il Ministro Boschi, credo che sarebbe utile che il Ministro Calenda possa offrirvi qualche valutazione sugli impegni che intende prendere nei primissimi giorni e nelle primissime settimane. Come sapete, il Ministro Calenda ha una nota esperienza nel settore dello sviluppo economico, avendo lavorato per 3 anni in quel palazzo, ancorché con l'incarico di Vice Ministro e non con l'incarico di Ministro. Conosce tutti i dossier e comunque nel periodo in cui ha lavorato, devo dire a stretto contatto con la Presidenza, oltre che con il Ministero degli Esteri, sulle questioni bruxellesi ci siamo resi conto, anche lavorando insieme, che direi l'80% delle questioni aperte, forse la principale che non ricade sulle questioni europee, il Migration Compact, insieme naturalmente alle questioni di bilancio, ma le questioni di bilancio sono ben impostate, quindi tutto il resto è sostanzialmente di pertinenza e competenza del Ministero dello Sviluppo Economico. Dunque, quando venerdì scorso, anzi no, più correttamente giovedì, ho detto a Jean-Claude Juncker di questa possibilità, credo che Juncker sia stato uno dei primi a saperlo, questo anche rispetto a alcune considerazioni un po' così che ho letto, abbiamo evidenziato il desiderio profondo di continuare a lavorare con la stessa intensità con cui abbiamo lavorato in questo periodo, con cui Calenda ha lavorato sia all'interno della rappresentanza che delle strutture della Commissione, a cominciare dalla Presidente della Commissione, dal suo capo di gabinetto Martin Selmayr e da tutta la struttura che ha lavorato assieme al Presidente Juncker. Dunque, questo è lo scenario. Penso a tutto ciò che riguarda ILVA, penso a tutto ciò che riguarda il Sulcis e Alcoa, penso alle grandi discussioni sul Made In, sulle relazioni internazionali, il Consiglio Commercio, che peraltro ha visto Calenda partecipare nella prima veste come viceministro, alle questioni legate all'organizzazione del G7, su cui noi lavoreremo moltissimo, in particolar modo in Industria 4.0 e nell'energia, nell'innovazione, tutte tematiche che sono di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico. Posso già dire che nel vertice bilaterale che avremo con i tedeschi il 31 agosto a Maranello, proprio il tema del 4.0, della manifattura 4.0, dell'industria 4.0 e del segnatamente sull'automotive, ma non solo sull'automotive, sarà uno dei grandi temi di discussione, quindi uno dei tanti dossier che Carlo dovrà gestire. Penso di aver detto tutto. Le nomine, casomai, se ci sono altre questioni sulle nomine, le dice il Ministro Boschi. Ci tengo a evidenziare, ho pensato fosse giusto non soltanto per presentarvi Carlo, che non ne ha bisogno. Ah, no, c'ho da dire una cosa io, importante, che nella riattribuzione delle deleghe di governo ho chiesto al Ministro Boschi di assumere la presidenza della la titolarità politica delle adozioni internazionali e la delega delle pari opportunità. Anche perché tu purtroppo non sei donna, abbiamo ridotto il numero delle donne che fanno parte del governo, questa è una delle cose che naturalmente un po' mi dispiace, ma sono molto felice sia di questa che delle precedenti scelte, perché non è la prima, e di conseguenza penso che tutta la tematica sulle pari opportunità debba trovare nuova linfa, anche ricorderete a seguito delle dimissioni di una consigliera
di Palazzo Chigi che avevo individuato. Quindi il Ministro Boschi ha da oggi la delega alle pari opportunità e sulle adozioni internazionali, in stretto accordo naturalmente con tutte le istituzioni che si occupano di questo. Ci sono poi ulteriori nomine che però io vi risparmierei, sono tutte nomine che possono essere tranquillamente affidate anche al comunicato stampa o se necessario a qualche domanda e risposta. Finirei così. Oggi ci tenevo molto a dare il benvenuto a bordo a Carlo, il bentornato in Italia, ma il benvenuto al Consiglio dei Ministri. Ci tenevo molto a ringraziare Maria Elena per il lavoro fatto quest'oggi e augurare anche a lei, in questo caso per le deleghe di sua competenza, buon lavoro ulteriore, certi che entrambi faranno un lavoro straordinario, ma ci tenevo anche a dire che quando parliamo di leale cooperazione noi siamo seri. E allora se in passato qualcuno pensava di poter utilizzare il legittimo impedimento come uno strumento per rallentare i processi, noi siamo per accelerare i processi. Si vada a sentenza, si dicano i nomi e i cognomi dei colpevoli, perché questo Paese ha bisogno di avere indagini che arrivano finalmente a conclusione e ha bisogno di processi che si celebrino non nell'eco mediatica del giorno dopo la notizia delle indagini, ma nelle aule di tribunali. Noi siamo molto felici di leggere i vostri articoli, ma siamo molto affezionati agli articoli del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale, che sono quelli che regolano un Paese civile per il quale si è colpevoli con sentenza passata in giudicato, e noi vogliamo che le sentenze arrivino alla Cassazione, se necessario, e quindi a passare in giudicato. Le ho dette tutte stavolta? Sì. Mi vedo. Boschi e Calenda, buon lavoro, vi lascio alla vostra conferenza. Grazie. Sì, buonasera. Per quanto riguarda la parte legislativa che ha riguardato il Consiglio dei Ministri, si è trattato di approvare decreti legislativi di argomenti vari. Essenzialmente quelli principali riguardano la riforma del bilancio dello Stato, questo rappresenta un primo step, l'approvazione definitiva di due decreti legislativi che vanno ad incidere sulla legge di contabilità e che però, dicevo, rappresenta un primo step perché, come sapete, il Consiglio dei Ministri ha già approvato ed è oggi all'esame del Senato anche la riforma della contabilità degli enti locali e dovremo poi intervenire nuovamente sulla legge di contabilità, ma con un'iniziativa legislativa che sarà in quel caso parlamentare e non governativa e che arriverà a breve. Oltre alla riforma del bilancio dello Stato sono stati poi approvati altri decreti legislativi con l'esame definitivo del Consiglio dei Ministri in tema di collaborazione, riguardante la materia delle indagini penali, dei dati, dei casellari giudiziari e quindi in materia di giustizia. Abbiamo poi anche approvato la ratifica di una convenzione, di un accordo tra il nostro Paese e la Romania in materia di doppia imposizione fiscale e dato anche approvazione a delle norme di attuazione con il Trentino Alto Adige, per cui erano anche presenti i presidenti delle due province di Trento e di Bolzano. Questo riguarda in gran parte l'attività che oggi ha svolto il Consiglio dei Ministri in materia legislativa. Per quanto riguarda le nomine, ne avrete poi comunicazione con il comunicato, ufficiale, però riguardano essenzialmente il direttore generale della nuova Agenzia Nazionale per le Politiche Attive sul Lavoro e membri del Collegio Sindacale di INAIL ed INPS. Come sempre abbiamo poi dato anche comunicazione, come in ogni Consiglio dei Ministri, dello stato di attuazione dei provvedimenti del Governo e c'è stato un ulteriore incremento nel livello di adozione rispetto all'ultimo Consiglio dei Ministri di 9 decreti, quindi prosegue l'impegno del Governo per cercare di eliminare lo stock lasciato dai governi Monti e Letta e ovviamente per dare piena attuazione ai provvedimenti di questo Governo e quindi le leggi approvate negli ultimi 2 anni. Se non ci sono particolari approfondimenti su questi temi, probabilmente posso lasciare la parola al Ministro Calenda, che accogliamo. Grazie mille. Grazie. E innanzitutto, ovviamente, desidero ringraziare il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio per la nomina. Io sarò già domani di nuovo a Bruxelles, dove preparerò il passaggio di consegne per l'Ambasciatore Massari, che conosco molto bene,
una scelta credo di grande qualità e capacità del governo, e poi partecipare al Consiglio Commercio, che è uno dei consigli che segue il Ministero dello Sviluppo Economico, consiglio importante perché ha dentro una discussione sul market economy status della Cina e la questione dell'acciaio. Nel frattempo con me verrà a Bruxelles il Vice Ministro Giro, che seguirà molto il Migration Compact. Voi come sapete il Migration Compact andrà al Consiglio europeo di giugno, è un passaggio molto importante, deve arrivarci bene, deve arrivarci forte, perché noi vogliamo dei risultati che siano molto rapidi, immediatamente implementabili. Fatto questo, la prossima settimana ovviamente incomincerò a lavorare profondamente all'interno del MISE, con diciamo due percorsi di lavoro. Il primo sarà una grande attenzione alla gestione. Io sono da sempre convinto che se la politica, l'indirizzo politico non sposa la capacità di esecuzione, di gestione, non funziona nulla. Quindi la mia attenzione prioritaria sarà capire se i processi che ci sono, gli strumenti che ci sono e anche le persone che ci sono funzionano e stanno dando risultati. Io lo farò anche ascoltando i clienti, che sono i cittadini, i lavoratori e le imprese. E questo è un percorso di lavoro che dobbiamo fare, perché tutti gli strumenti attivi, in particolare di politica industriale attiva, necessitano di strutture che funzionano molto bene, se no sono grandi sprechi di risorse. Dall'altro lato, due indirizzi politici che mi sento già di dare e sono in qualche modo un po' connaturati alla mia nomina, sono da un lato l'internazionalizzazione, sarà molto forte, molto accelerata, lavorerà molto in Italia per preparare le aziende all'internazionalizzazione, e Industria 4.0, che è la partita fondamentale per il nostro manifatturiero. Su questo io ho la fortuna di avere su questi due punti specifici due persone di grande livello, come il Vice Ministro Bellanova e il Sottosegretario Scalfarotto, con cui lavorerò in strettissimo contatto. Sarà una gestione del Ministero il più possibile di squadra, perché è un Ministero articolato e complesso e va gestito appunto con una panchina lunga. Quindi conto molto su di loro e sulle persone del Ministero. Un ultimo punto che ci tengo molto a sottolineare è questo. Io, quando sono andato a Bruxelles, c'è stata un po' di discussione sulla mia nomina da parte dei diplomatici e anche con comprensibili preoccupazioni. E tengo a dire oggi che la collaborazione dei diplomatici della rappresentanza è stata straordinaria. Senza di loro io non avrei potuto raggiungere alcun risultato, seppure l'ho raggiunto, non spetta a me giudicarlo. E soprattutto con un grandissimo entusiasmo e una grandissima collaborazione. Chi va dopo di me lo saprà perché viene da quel mondo, ma trova una squadra di persone davvero straordinarie a cui io devo un profondo ringraziamento e gratitudine per il modo con cui si sono relazionati con me. Grazie. Roberto Dallei di Sky TG24, alla Ministra dei Rapporti per il Parlamento, ma a questo punto anche per le varie opportunità sulla questione unioni civili. Voi oggi avete posto la questione di fiducia, come era annunciato. Ci sono polemiche che sono arrivate dalle opposizioni, ma anche dalla CEI, che parla di una sconfitta per tutti, e le chiederei di commentare anche quello che ha detto un candidato al Campidoglio, che è Alfio Marchini, che dice: dovesse diventare sindaco, non le celebrerei. Ma io credo che al di là di tutto dobbiamo guardare con grande favore e secondo me con grande soddisfazione e orgoglio al risultato finale. Dopo oltre 2 anni di lavoro in Parlamento, ma dopo penso decenni di attesa da parte delle persone omosessuali, domani nel nostro Paese per la prima volta avremo una legge che disciplina le unioni civili tra persone dello stesso sesso. Poi, tra l'altro, la legge è molto più ampia e riguarda anche le coppie, diciamo, eterosessuali al di fuori del matrimonio. Però io credo che sia un risultato storico per il nostro Paese, di cui dobbiamo essere tutti molto orgogliosi. Devo dire che il nostro governo ha detto, fin dal passaggio al Senato, che porre la questione di fiducia in questo caso assumeva un significato politico, perché il nostro governo riteneva la legge sulle unioni civili un elemento fondamentale, prioritario della propria agenda, un'agenda che è incentrata non soltanto su riforme strutturali, abbiamo visto le riforme costituzionali, della legge elettorale, della pubblica amministrazione, del mercato del lavoro, della scuola, della giustizia, ma anche in materia di diritti, che tiene insieme la riforma del terzo settore che è prossima all'approvazione, alla legge sul dopo di noi che adesso è all'esame del Senato ma è prossima all'approvazione,
che attiene per esempio per la prima volta la legge sull'autismo e che attiene anche in materia di diritti civili la legge che domani il Parlamento spero approvi in via definitiva. Quindi siamo a un passo veramente da un traguardo storico e io credo che tutti noi dovremmo affrontare quest'ultimo passaggio con in mente i volti, i nomi di quegli uomini e di quelle donne che da domani avranno un riconoscimento da parte del nostro Paese, del nostro ordinamento, nei loro diritti non soltanto individuali, ma come coppia, un riconoscimento del valore del loro progetto di vita attraverso questa legge. Credo che questo sia l'elemento più importante che spero renda tutti noi contenti del risultato. E per quanto riguarda i sindaci, io nel massimo rispetto delle opinioni di tutti, credo che ogni sindaco, chiunque sia, in primo luogo è chiamato ad applicare la legge e a rispettare la legge. Quindi se il Parlamento italiano deciderà di approvare una legge che riconosce le unioni civili, io mi auguro che i sindaci, che sono i primi cittadini e quindi devono dare il buon esempio, siano i primi a rispettare le leggi dello Stato. Grazie.